Buonasera e ben trovati. Tre giorni fa, in una pausa tra una proiezione e l'altra, mi è caduto l'occhio sull'articolo di un giornale. Non era nelle pagine dedicate alla mostra, quelle le avevo già lette tutte. Era uno scritto di Riccardo Muti, il grande musicista. E raccontava che, mentre era in visita pochi giorni fa al Museo di Capodimonte di Napoli, accompagnato dal direttore del museo, gli si è avvicinato un bambino che, forse perché si sentiva circondato da tanta bellezza, ha chiesto a loro: qual è la cosa più importante di questo museo? E la risposta bellissima del direttore è stata: la tua presenza, quindi tu. Ecco, dopo 10 giorni di immersione totale nei film, nelle storie di questa edizione della mostra, mi sembra che la ricerca di bellezza di quel bambino e lo sguardo consapevole, acuto, di quell'adulto possano insieme costituire la sintesi di un modo di andare in cerca di emozioni che ci riguardano, che è poi quello che abbiamo cercato di fare tutti noi in questi giorni, attraverso le opere, alla ricerca del nostro film, della nostra storia, dell'attrice, dell'attore, dell'emozione che ci riguarda. Ora è il momento di conoscere il verdetto delle giurie, ma è anche l'inizio di una nuova storia, quella di tutti i film di questa mostra, di quelli in concorso, di quelli fuori concorso, che da questa sera vivranno nello sguardo, nelle emozioni di chi li vorrà scoprire. Auguro a tutti questi film buon inizio.